Buongiorno a tutti voi, sono Paolo Cauzzi, custode giardiniere dell'Orto Botanico di Pavia. Ho studiato scienze naturali qui all'università ed oggi vi mostrerò un po' sia le collezioni che le attività che si svolgono all'interno di questo orto botanico. Innanzitutto siamo un museo abbastanza diverso da altri musei perché siamo un museo vivo. Questo implica una diversa gestione, soprattutto nelle collezioni vive, cioè le piante. Queste piante sono oggetto di studio da secoli, difatti l'orto botanico nasce appunto per lo studio delle piante, soprattutto a livello medicinale ed officinale, quindi piante utili e piante medicinali. Studio che tuttora continua, in quanto comunque l'orto botanico collabora con tutti i corsi dell'Università di Pavia che hanno un minimo di interesse verso lo studio delle piante, quindi anche farmacia, per esempio, con botanica farmaceutica, tuttora insegna proprio fisicamente come riconoscere le piante e solitamente si fa sempre una visita reale con gli studenti per vedere appunto come studiarle, come riconoscerle. Non solo un corso di botanica farmaceutica, ma tutti gli altri corsi che potrebbero interessarvi, soprattutto riguardo alla gestione e al riconoscimento delle piante in natura. Essendo un orto botanico universitario, ospitiamo numerosissime specie autoctone. Le specie autoctone sono le specie native, cioè quelle che crescono nel nostro territorio, nelle nostre zone. Non si tratta solamente di piante erbacee, ma possiamo vedere anche diversi alberi. Ospitiamo moltissime specie divise in due grandi categorie, le angiosperme e le gimnosperme. Le angiosperme sono le classiche piante a foglia caduca, quindi a foglia larga. Esistono anche le gimnosperme, cioè le conifere, più conosciute come conifere, appunto, che prendono questo nome grazie al falso frutto o al quasi frutto che è la pigna o strobilo. Quando verrete in orto botanico potrete vedere moltissime specie arboree, sia specie spontanee delle nostre zone, quindi autoctone, ma anche specie ornamentali provenienti da altri paesi esotici, sempre delle nostre latitudini, quindi che resistono al clima esterno delle nostre zone, specie nordamericane, specie asiatiche e le nostre specie europee. Ci troviamo nella zona delle piante acquatiche dell'orto botanico. È una zona allestita per coltivare sia a livello estensivo, quindi a livello divulgativo, sia a livello riproduttivo, le specie acquatiche o quantomeno palustri per lo più autoctone delle nostre zone. Questo perché la zona di Pavia è molto caratterizzata da ancora habitat legati all'acqua, habitat che nei dipartimenti e nei vari corsi di laurea che collaborano con l'orto botanico studiano soprattutto le interazioni tra i vari organismi viventi presenti negli habitat acquatici. Abbiamo la sezione di botanica che studia sia la sistematica ma soprattutto come conservare queste piante rare, quindi come coltivarle, come salvarle nei loro habitat naturali, quindi come proteggere gli habitat e soprattutto come conservarle, quindi coltivarle da noi dentro l'orto botanico. Alcune di queste specie sono un po' più comuni, altre invece sono veramente rare, quasi in via di estinzione. Quindi un cammino che potrebbe iniziare a fare uno studente che vuole approcciarsi allo studio della natura può anche essere quello di appassionarsi agli ambienti acquatici, non solo a livello botanico, ma anche a livello ecologico, molto più in generale, quindi la luce, l'acqua, la temperatura, la qualità dell'acqua. Ci sono laboratori che studiano anche a livello chimico
i valori presenti nell'acqua, se c'è sostanze azotate, se ci sono inquinanti, e può avere tantissimi sbocchi lavorativi questo tipo di attività. Ci sono anche laboratori che studiano le attività dei microrganismi presenti nelle zone acquatiche, da insetti ma anche anfibi, pesci, rettili. Abbiamo detto che in Orto Botanico ospitiamo diverse tipologie di piante. Abbiamo parlato degli alberi, delle specie arboree, di diverse specie erbacee, soprattutto autoctone. All'interno delle specie erbacee c'è anche una particolare tipologia, che è la tipologia delle felci o delle pteridofite. Sono piante molto antiche a livello evolutivo, si studiano molto anche a livello di laboratorio di sistematica, quindi come riconoscerle, analisi genetiche per determinare specie, incroci, tipologie. Sono particolari perché non producono fiori, quindi non produrranno semi, ma producono spore. Le spore sono molto più complicate dei semi perché hanno diversi cicli, cicli che studierete senz'altro anche direttamente in Orto Botanico, quindi vedendole in pratico, in concreto, soprattutto da questa stagione in poi. In particolare nell'Orto Botanico c'è una collezione suddivisa in due tipologie: le nostre felci autoctone, quindi quelle che possiamo trovare all'esterno durante tutta la stagione, e una tipologia che sono le felci tropicali, presenti soprattutto nelle serre riscaldate, che simulano l'habitat diciamo d'origine, quindi centri tropicali come Africa, Sud America e Asia. Queste specie le ricoveriamo d'inverno e le spostiamo fuori all'esterno durante la primavera e estate, in modo da farle vegetare al meglio e proporle al pubblico. Un approccio alle scienze naturali, anche dal punto di vista di botanica sistematica, è senz'altro un buon approccio per uno studente che ha interesse verso le piante e che le voglia studiare in futuro. Ci troviamo sempre in Orto Botanico di Pavia, nella sezione delle piante utilitarie. Piante utili significa molto, nel senso che da sempre l'uomo studia e utilizza le piante, sia a livello di sussistenza, piante da mangiare, oppure piante da cui si ricavano fibre tessili, piante che producono biodiesel, piante che ci danno le medicine. Quindi numerose sono le piante che l'uomo utilizza in tutte le parti del mondo. In Orto Botanico abbiamo suddiviso in varie sezioni diverse tipologie di queste piante utili. Piante che ricoveriamo nelle serre tropicali, quindi soprattutto piante o medicinali o da produzione di frutta. L'avocado, la papaya, il mango, il banano, per esempio, sono alcune dei frutti che sono un pochino più utilizzati e che comunque abbiamo in coltivazione all'interno dei vasi, in modo da poterle spostare e fare vedere ai visitatori o agli studenti che vengono a fare i laboratori e appunto a studiare diversi habitat che poi andremo anche a vedere. Altre piante invece presenti che possono resistere molto bene all'esterno, sia stagionalmente che piante perenni, sono le specie officinali, di cui c'è una bella collezione, e alcune di queste sono anche fiorite, quindi sono anche belle a livello estetico oltre che ad essere utili. Un'altra sezione invece di piante sempre utili sono le piante mangerecce, quindi le piante spontanee che crescono anche nelle aree naturali, lungo i bordi strada, sugli argini, e che una volta si utilizzavano per un'alimentazione di sussistenza. Oltre a queste abbiamo in coltivazione anche diverse antiche varietà, cioè cultivar, varietà selezionate dall'uomo
che però non sono state completamente modificate come i nuovi ibridi moderni, e quindi sono piante abbastanza più resistenti, più saporite, con più alto contenuto di sostanze nutritive, e che salvaguardiamo come orto botanico e coltiviamo tutti gli anni. Anche inerenti a queste specie ci sono diversi tirocini e laboratori in una banca dei semi, la banca del germoplasma, che è presente nella struttura dell'orto botanico afferente sempre all'Università di Pavia. Ci troviamo all'interno della serra tropicale dell'orto botanico, serra riscaldata che simula l'habitat appunto tropicale pluviale. Temperatura costante durante tutto l'anno, sopra i 25-28 gradi, forte illuminazione in quanto il soffitto è in vetro, e umidità costante grazie a delle vasche d'acqua riscaldate e all'irrigazione automatica. Tutte caratteristiche che riguardano proprio principalmente l'habitat tropicale pluviale. Diversi sono gli studi che si approcciano all'ecologia tropicale in tutte le discipline che riguardano questa cosa, sia per quanto riguarda gli animali, per quanto riguarda le piante, per quanto riguarda anche la chimica e i microrganismi, la qualità dell'acqua, altre cose anche un pochino più politiche e sociali, quale comunque la salvaguardia delle foreste in senso molto più allargato, quindi problemi di deforestazione o di allevamenti intensivi. Le foreste tropicali occupano una grande parte, una bella fetta verde del nostro pianeta, oltre a produrre molto ossigeno e appunto dare qualità all'aria che respiriamo, sono anche un pozzo di anidride carbonica, perché assorbono grandi quantità di anidride carbonica durante il corso dell'anno, lavorando 365 giorni all'anno grazie al clima. Quindi sono molto importanti anche a livello di clima, soprattutto in questo periodo di, come dire, cambi climatici e temi molto attuali. Detto questo, vediamo principalmente una grandissima variabilità nelle forme delle foglie. La maggior parte sono comunque foglie molto larghe. Questo perché la maggior parte di queste specie sono specie da sottobosco, comunque zona mediana della foresta tropicale. Ricordiamo che alcuni alberi possono anche arrivare a 50-60 metri d'altezza e formano una fittissima volta di foglie e di fronde, per cui le specie che crescono più in basso hanno una grande necessità di luce per crescere, luce che arriva poco o quantomeno filtra dalle fronde della parte alta della foresta. Quindi queste grandi foglie servono per aumentare la superficie che fa fotosintesi, cioè la base dell'alimentazione delle piante. Grazie a questo la maggior parte delle piante assimila sostanze nutritive e le trasferisce dalle foglie in altri organi delle piante, come tuberi, come rizomi o come fusti carnosi di piante erbacee. Queste parti carnose, che contengono molto amido e molte sostanze, anche proteine, sostanze nutritive, sono da sempre utilizzate dall'uomo, sia a livello spontaneo e selvatico nei paesi d'origine, ma anche attualmente come alimentazione. Oltre all'alimentazione in sé ci sono anche moltissime spezie, la maggior parte delle spezie per esempio provengono dalle foreste tropicali, tante piante medicinali provengono dalle foreste tropicali. Oltre a questo aspetto legato all'uomo e all'utilizzo dell'uomo, le foreste tropicali sono importantissime per l'altissima biodiversità. Biodiversità sia vegetale che animale, tantissime specie per pochi metri quadrati, addirittura tantissime specie su un singolo albero. Quindi se vorrete approcciare anche gli studi a livello ecologico o ecologico-tropicale, senz'altro l'orto botanico aiuta gli studenti a riconoscere le tipologie di piante, a saperne i requisiti di coltivazione
Alcune di queste specie producono anche semi che ogni anno vengono raccolti, si prova a propagarle. Anche in questo caso è molto attivo l'orto botanico per collaborare con tutti i vari corsi di laurea e anche corsi esterni. Siamo nella facciata principale dell'orto botanico, nella sezione dedicata al roseto. È una collezione abbastanza importante, accoglie circa un 200 varietà di rose. È stata istituita del dopoguerra e nei vari decenni è sempre stata più arricchita di differenti tipologie. Da questo punto di vista, allo studente di botanica che inizia a provare interesse per le piante, il mondo delle rose è un mondo vastissimo, che potrebbe senz'altro dare molto interesse e anche molti sbocchi lavorativi. Sicuramente pensiamo all'ibridazione, quindi una grande componente di selezione, ma anche di conoscenze genetiche delle piante. Come determinare un colore, come incrociare diverse specie per ottenere degli ibridi, oppure come selezionarle per ottenere foglie di forme differenti, produzione di maggiore di fiori, fiori più piccoli ma una produzione maggiore, o meno fiori ma molto più grandi. Sicuramente è una buona base di partenza per lo studio della selezione di piante. È una professione che comunque si può imparare benissimo venendo a studiare anche in orto botanico, sia dal punto di vista genetico ma anche dal punto di vista botanico, proprio botanico tassonomico. Siamo nella piena fioritura, è maggio, per cui oltre alla questione dello studio è anche una gestione di collezioni, soprattutto dal punto di vista ornamentale. Thank you.